Eccoci. I ragazzi live hanno fatto l'incantesimo. Aspettare che io migliorassi il setup di Luca per l'audio e il video. Benvenuti. Questa è la seconda nuova introduzione. La mia capacità di risolvere problemi in live durante i miei scorsi anni, non solo in streaming, ma per live intendo anche vita e ufficio, ci ha migliorato l'esperienza, perché ci tengo. In schedule avevo e ho Scorn. Non volevo rimandarlo. Sono in blind. Abbiamo già fatto un sondaggio in cui la chat verrà rimossa più anche per atmosfera, non per puzzle solving o spoiler, perché siete tutti eccezionali. Spesso e volentieri non è mai un dubbio per me avere invasione di campo di informazioni o, diciamo, intrusioni d'anticipazione di quello che avviene in un'avventura così legata alla narrativa. Grazie. Io sono illuminato in maniera molto poco interessante, ma sono da Luca. Abbiamo migliorato il sistema di caos e rumore fuori. Siamo qui, mi dedico a voi. Vi avrò comunque, caso, piccoli, se vedo tutti i caps lock per... Ma no, c'è la moderatrice, posso togliere la chat al 100% e scrivere con la mod se qualcosa va male. Ok, ho il cellulare pronto, non tocco più nulla e vi saluto. Tolgo la chat al 100%, chiusa. Da questo momento in poi non vi vedo più. Al massimo rimpicciolisco, prima di coprire anche questa, quella a schermo, a cui manca il font, poverino, ma per storico la voglio comunque. Ok. Allora, ce l'abbiamo fatta. Scusate per quelli che erano qua in diretta e hanno dovuto vivere così tanto troubleshooting, ma ci sta, siamo a Luca. Poteva non esserci diretta e sono contento. Allora, dovremmo esserci, ho tutto pronto. L'unica cosa che manca è poter ringraziare il vostro supporto, che metterò al posto della chat. Eccoci qua. Quindi Assassin It, Kamachichi, Roriflex, Rocket Danny, Loco, grazie di cuore e bentornati. Ogni tanto mi vedrete festeggiare e salutare fuori, ci sono un sacco di ragazzi che mi guardano, sorridono, festeggiano, ovviamente perché mi vedono in diretta stare con voi. Io vado in blind su Score. Quello che ho detto nella scorsa introduzione è che ci tengo moltissimo alla qualità di questa esperienza, anche per voi. Voglio vivere questo approfondimento di un titolo che comunque ha una sua storia, per quanto sia facilmente completabile e dimenticabile nell'industria. Se non fai botti particolari, l'estetica a volte non lascia il segno quanto altri dettagli di un videogioco, ma quello che vedo qui comunque è profondo cuore dello sviluppatore e degli sviluppatori. Quindi so che esiste un artbook nel quale non soltanto è presente il cut content che hanno dovuto tagliare, ma soprattutto una sceneggiatura, quello che loro avevano in mente per il personaggio e quello che è l'ambiente. Lo leggeremo insieme, ne discuteremo insieme. Ci sarà quello che io ritengo essere il motivo per il quale su Torima è arrivato il 2.5. Il 3.0 sarà nella casa nuova e sarà definitivo fino a quello che sarà poi la vecchiaia, in cui cambierà tutto e chiuderà YouTube, che invece ripartirà nella casa nuova dopo lo iato. Grazie di essere qui. Perdonatemi per qualunque disguido, infelicità che io possa aver causato per ritardi, eccetera. Le cose piano piano riprenderanno. Sto combattendo per fare questo il meglio possibile. Adesso in live continuiamo Scorn. Ok, non vi leggo, ma avevamo appena ottenuto. Metto il cellulare qua. Purtroppo non con la chat, ma ne vale la pena. Vinto, Andre, grazie. Avevamo appena ottenuto un'arma da fuoco, vero? Questa. Ah no, l'avevo già presa. È vero, l'avevo già ottenuta. Oh mio Dio, il volume è dannatamente alto. Per voi dovrebbe essere non cambiato nulla. Bello sframeretto. Noi abbiamo ottenuto questo equipaggiamento.
Questa entità è morta. Abbiamo quindi l'oggetto utile ad aprire le porte. Però non mi sembra di poter cambiare arma, perlomeno adesso, senza avere il mio setup da casa, mi trovo a essere particolarmente confuso su quello che vedo. Perché anche il controller ha ovviamente un'impostazione diversa, ma dovremmo, smanettando un po', trovare. Andiamo a cercare. Allora, permettetemi, a costo poi di accelerare, perché ora la mappa, che comunque è molto comprensibile, non ce l'ho presente. Potrei effettivamente pentirmi di aver tolto la chat a questo inizio, perché non ho la più pallida idea di dove fossero le porte di cui parlavamo. Ma so che lo strumento ci aiuterà ad aprirle, per quanto non l'abbiamo mai utilizzato prima. Anzi, per me è molto importante non buttare tempo a causa della distanza tra una live e l'altra. Quindi adesso vado qui, vado qua, qua, canale, col cellulare. Allora, ragazzi, vi sto leggendo, adesso ho aperto la chat. Toglietemi qualche piccolo dubbio. Adesso dovrei essere in grado di sparare con la piccola pistola trovata accanto al cadavere? Cioè, sto sbagliando qualcosa? Avrei modo di, per esempio, selezionare una cosa diversa dalle altre? No. Non è una pistola. Ok, scusatemi. Mi sembrava una handgun. Perché, per ora, se io utilizzo l'analogico per selezionare gli oggetti, lui li abbassa, ma non fa niente, non interagisce, non li prende in mano. Quindi è tutto ok con il sistema di comandi, non sto sbagliando nulla, tutto abbastanza sereno. È giusto così, perfetto. Quindi ora devo solo raccapezzarmi, piano piano ritrovando la mappa, e trovare le porte con quelle membrane luminose. Non avete idea di quanto è strano parlarvi facendo finta di niente, mentre la mia visione periferica vede tipo 20 persone accanto al vetro trasparente che mi guardano, fanno foto, sorridono, parlano fra di loro, puntano il dito e sono convinta che non le noti. È dolcissimo, è bellissimo, sono coccole. Mamma mia, sembra di stare davvero in Scorn con gli occhi. Che poi, esatto, è quello che succede nelle dirette, no? Solo che qua lo vedi davvero. Allora, ok, allora tolgo la chat, ok? Via. Allora, prima di utilizzare i tubi, abbiamo 2 ore da adesso, 1 ora e 50 di live, perché poi viene occupata la cabina. Quindi facciamo l'esplorazione ordinata. Ok, quindi l'ascensore ci porta ai tubi, alle membrane. Qui abbiamo fatto quel divertente puzzle, mi è divertito, mi è piaciuto, per ottenere la chiave in quello strano strumento, in realtà. Ah, qui c'era una porta, me lo ricordo. C'è un leggero stutter, ma esteticamente continua a essere impressionante. Finalmente. Oh. Si apre solo se l'immagine combacia, o meglio, se le membrane luminose combaciano. Okay. Sono immerso. Immerso. Vado. Grazie di essere qui.
Ricordiamoci che noi siamo parassitati. Perdonatemi se gioco scorno in modo arcade. Penso che alcuni di voi capiranno e apprezzeranno che a seconda del titolo, in blind run, io possa reagirne in modo diverso. Io non voglio correre. Ci tengo anche a comprendere. Esseri umani, artisti, hanno sviluppato queste ambientazioni puntando più su di esse che sull'interattività. Ma qui no. Ma è uno shortcut. Ci siamo stati qui. Sì che ci siamo stati qui. È uno shortcut. Possiamo tornare ad aprire le vecchie porte allora. Se questa chiave ce la permette. Sì! Come fa a reagire a distanza? Cercando. Ci contro. Questa è stata la scena più brutta del suo assalto e parassitazione. Cioè, questa è stata più brutta. È stato quasi un non mi sto tenendo abbastanza bene. Però forse è stato anche altro. Oh! Quella è l'arma. No, non sta cambiando niente. Io che bello che è davvero. Sì, siamo all'inizio. Che ammetto che vorrei tanto leggervi questo. Mi mancate. Ma è quello che provo anche durante le blind run. Offline. Ma hanno tutti la luce lì? Non mi ricordavo. Mi sembra di no. Una in basso a destra me la ricordo. Guarda dove siamo tornati. Ma non siamo davvero tornati. Noi giocatori siamo. Questa entità non è la stessa.
ragazzi, sto facendo una faccia di bronzo dinanzi a certe cose che stanno succedendo fuori da questo vetro che non avete idea. Semper Fi. Ma come sta roba? Sembra quasi di essere tornati lineari. Sento dei rumori. Comunque graficamente è spettacolare. La qualità... Oh! Esatto! Può essere una sorta di grado di sicurezza. Esisteva una gerarchia di quel tipo? Probabilmente sì. Eppure... Quello che mi suggerisce la storia fino ad ora, scusate la storia però possiamo parlare, è che questo ambiente non è stato parassitato. Molte delle sue funzioni non sono le stesse che aveva prima che accadesse qualcosa, ma in buona parte c'è questo tema organico. I macchinari funzionano anche. Ok, questa parte è profondamente poca. Questo mi sta ricordando molto Silent Hill. Sentite i suoni, i movimenti. Ho visto quella creatura. Cosa sono? Aspetta, il tecnico sta arrivando. Aspetta, il tecnico mi chiama. Ah sì, perché era successo. Ok. La dolcezza dei tecnici che mi chiedono se va tutto bene. Ma ho risolto da solo. Torniamo qui perché era abbastanza teso. Qui sarà interessato.
gigantesco questo sistema. Sono tornati indietro. Sì, sono tornati indietro. Mi servono punti di riferimento. Esatto. Qua si torna. Qua c'è un titolo cieco. Qua si torna su. E poi abbiamo questa porta centrale qui davanti. Da qui però siamo arrivati. È l'ascensore da cui siamo arrivati. Quindi, se io torno quasi a destra e non mi muovo nella rientranza a sinistra, ok, non cambia niente, stiamo girando in tondo. Questa è un'area in cui non abbiamo nessun tipo di vantaggio, finché non potenziamo questa chiave vivente. Usate il triplo giro. Siamo arrivati da qui. Sì, invece. Ok, in questi momenti devo resistere ad aprire la chat. Anche perché c'è talmente tanto rumore fuori che è facile deconcentrarsi, c'è veramente tanto caos. Molto concentrato su di me, è una cosa molto dolce e romantica, ma anche tanto distraente. Questa è una vent. Sì. Qui abbiamo una luce e un meccanismo. Mentre qui abbiamo visto la creatura, i rumori. Non possiamo interagire con nulla. Così? Mi sentite meglio? I mod mi hanno avvisato del microfono. Meglio così? Scusate. No, perché qui scendere. Allora, questa è una delle cose migliori che può succedere in un videogioco esplorativo puzzle. Non possiamo tornare indietro.
Quindi la soluzione è vicina. Per forza di cose è vicina. Cioè non puoi sbagliare. Se non, se questo è soltanto il vedere l'inventario. Se non posso scendere, preparatevi a Mike che fa il minuzioso. C'è un modo di proseguire. È interessante, però. È la prima volta che possiamo utilizzare uno strumento a metà. Di solito non ti fa proprio interesse, ti fa... fa il suono. Qui. Qua a sinistra c'è la porta. Dietro c'è un ascensore inutilizzabile. Non si può utilizzare. Non posso forzare... niente. Non posso neanche sparargli. Ok, sì. Non serve a niente. Ok. Poi. Perdersi in scorno deve essere una cosa bruttissima da vedere. Spettatori, mi sento profondamente in colpa. Scusate, ma non è il mio monitor. È profondamente... ah, è bruttissimo così! Le luci davanti mi impediscono di vedere qualunque cosa sia leggermente diversa dal bianco accecante in questo schermo. Allora, apro la chat di Twitch, non per meme. Io ho deciso di interagire con tutto per minuziosità dopo non aver trovato soluzioni in un ambiente chiuso. È la cosa migliore che può succedere in un videogioco puzzle, no? Non puoi tornare indietro. La... possibilità di proseguire è dentro uno spazio molto circoscritto. Ma scusate, è stato mio overthinking? O onestamente, il linguaggio di Scorn era quelle sono chiavi da usare quando ce l'hai pronta. Abbiate pazienza. Io non mi sento di aver sbagliato. Cioè, se vedi quel simbolo, non puoi aprire la porta. Non puoi attivare il meccanismo, non puoi interagire con l'oggetto finché non ce l'hai pronto. Non! Ma non è che non lo vedevo, certo che lo vedevo. Ma per me era lapalissiano, visto che il gioco ti ha insegnato a questo,
che le porte non si aprono, i meccanismi non funzionano. Cioè, ma quali pipponi per content? Oh, ragazzi, è come se ci fosse stata una porta e uno scrigno con la chiave di fiori in Resident Evil 2. Hai la chiave di cuori, non apri la porta, ti avvicini allo scrigno, mette la chiave di cuori e si trasforma nella chiave di fiori. Io non ho visto il prompt circolare senza diagonale, perché probabilmente quello è stato il distaccamento, il mio errore. Non pensavo potessi interagirvi, neanche ho provato, perché quando provi con qualcosa che non puoi usare, ti fa il suono. Però ok, quindi anche se io ragiono così, è un affare, tocchiamo. Sì. Ok. Era per discutere del perché non avessi colto... Cioè, come mai Mike non sta interagendo con quell'oggetto? Per questo, per me era una chiave che non avevo, non l'oggetto che avrebbe reso la mia chiave evoluta, no? Comunque, ok. Ok. No, esatto. Sulla porta c'era il simbolo con due pallini. Poi hai visto il marchingegno con i due pallini. Vorrà dire qualcosa? Sì. Se la chiave con due pallini non si apre, il marchingegno con due pallini non funziona, finché non hai i due pallini. Beh, penso che comunque io mi sia spiegato sul perché ho ragionato in un certo modo. Comunque, vai. Proverò tutto a priori. Esatto. Esattamente. Ma non sto dicendo il gioco è stupido. Il content in questo caso è spiegarvi perché non ho interagito prima. Ok, sono pronto. Vi tolgo. Nel dubbio tasta. Cioè, visto che sono un videogiocatore, vi spiego a livello mentale cosa il videogiocatore ha pensato. No? Ok, easy. Immagino che una speedrun di Scorn duri molto poco. Ok. È un po' come quando un videogioco ha un'idea che tu reputi impossibile in determinato videogioco, non la provi nemmeno, anche se ci hai pensato, e poi scopri che era quella. Succede spessissimo. Ah, ma quindi potevo fare questa cosa? Che tu ci pensi, ma in quanto videogiocatore non ci provi, perché pensi non sarà mai stato sviluppato quel concept. Non è nel genere, non è in questo franchise, no? E quindi, in questo caso, autoconclusivo, Scorn ha pensato, no, quella è una chiave, non posso usare quello strumento, perché mi ha messo dinanzi l'avviso che non ce l'ho. Per questo Scorn fino ad ora ha funzionato, perché ti metteva marchi ingegni di cui non capivi niente, lo mettevi, come sto a fare? Come questo affare centrale, no? Questa cosa al centro. Dici, vabbè, cosa serve? Non lo so, intanto l'ho fatto. E invece lì avevo un precedente che mi ha fatto pensare, non mi ci devo avvicinare. Ok. Torniamo. Vabbè, quello è come il mio gatto, non mi stupisco più di tanto. Scusate la battuta poco atmosferica. Era. Per niente falle. Sono stupende le animazioni di Scorn. Queste membra, questi sono Semper Fi, Grazie, Berzras, Zotpower, Plan, Double Smasher, Death Mito, Ryal, Zakoz, Embalieno, Postino, Fark, Antonio, Maxus, Dark Magician, Tritato, Vitto, Andre, Eroed. Ma non sono come noi, tra l'altro siamo molto diversi dai corpi. Thank you.
Sono le creature che abbiamo visto prima. Che paura, però! Come funziona il combat qua? Non c'è la schivata. Perché è aggressivo nei miei confronti? Perché l'ho spezzato, perché ho distrutto il suo... Qua non puoi passare, quindi per cui devi girarla per forza. E puzzle anche il combat, ovviamente. Per ora almeno. Io amo la realisticità dei movimenti di Score. E allo stesso tempo... so di aver sentito parlare del fatto che lo shooting arriverà ed è una cosa pessima. Ma voglio giudicare con la mia analisi e la mia esperienza. Quindi... questo movimento ti apre la possibilità di muoverti sul camminamento superiore. Non dimentichiamoci questo dettaglio. È importante. È game over? O è trama? Ok, è game over. Non c'è schivata. Devo utilizzare protezioni. Checkpoint? Oh, aspetta. Cosa? Come? What? Semper Fi. Horn! Non sei quel tipo di gioco, che fai? Ecco dov'è, siamo qua. Scorn, ma che cacchio? Scusate, eh? Ma! Ragazzi, ma... ma no, ma... che è questo? No! Ma come? È un puzzle adventure experience game working simulator. Che cazzo fai? Scusate. Va bene. Ok. Sono pronto. Ora scoprirò anche una cosa, però. Sono contento. Non tutti i mali vengono per nuocere. Quel nemico è una gimmick... ah, diventa aggressivo subito. Ma si sciotta con un colpo? O...
Ah no, agli HP. Ma è un... Ok. Gli ha letteralmente cancrenizzato la faccia. Ok, ok. Allora. Quindi il combat è questo. Ci sto. Cioè, nel senso, non è buono, ma ci sto. Va bene. Vediamo. Agosto. Tumor necrosis. Grazie. Fraki. Damons. Perdonatemi. Spero di potervi fare compagnia e di trasmettervi la mia primer al meglio. Comunque. Allora, pronti? Devo impedirgli di fare le cose. Vabbè. Una volta che sai come funziona il combat, lo fai. Ah, è morto, ok. Vabbè. Ok, qua non serve a niente. Scusate se vi ho dato mal di mare. Mi sono mosso in maniera un po' erratica. Volevo controllare le marche ingegni oltre quell'evento. Qui abbiamo invece un antagonista piuttosto particolare, senza possibilità di movimento. Funziona! Ma funziona malissimo! Sto provando i tasti. Non sono io. Non c'è movimento. Non si può sprintare neanche in strafe. Hanno messo tracking alle creature e non c'è strafe veloce. Sto sbagliando qualcosa io come videogiocatore. C'è un regen degli HP? No, non c'è regen. Ho 4 globuli, vediamo. Ma bastava avere un po' di strafe in realtà per risolvere. In quello che comunque è un combat brutto, ma tra virgolette più scenico che tecnico. Niente. Ah, è vero, non ci eravamo stati. Thank you.
È ovvio che noi siamo creature deboli, la narrazione si muove proprio in quella direzione, però eccoci. Shhh. Ecco, siamo davanti a quel marchingegno di prima. Quelle sono le teste. Quindi si agganciano ai bulbi. Queste sono le teste delle creature. Sono anch'essi parassiti. Prendono dei corpi e li trasformano in gusci come un paguro, anche se non li protegge. Neanche danneggiato. Una piattaforma a pressione. Non farmi questo. Ah, ruota! Ok, questa cosa mi ha fatto bene. Dark God, grazie per la tua passione con la P maiuscola. Grazie di cuore. Una cosa molto importante. Baggio. Questa invece è stata inglobata da questa sorta di edera di carne. Sembrano in effetti a volte flora, solo che con una origine succederà qualcosa di brutto adesso, si cercherà di staccare. Mi permetto di dirvi una cosa bella. Sembrava background non animabile. Sembrava background pre-renderizzato. Ovvio che nulla è pre-renderizzato qui. Però capite cosa intendo. Sembrava uno dei fondali di un Final Fantasy vecchia epoca, o meglio, quinta generazione, e un Resident Evil 1, 2, 3, o Rebirth. Cioè, la grafica è talmente fotorealistica, ovviamente non interagibile, è una sorta di quadro, ma è molto impressionante l'effetto che ha fatto. Quando ho visto il meccanismo ho detto, sto per vedere una bella animazione, ed è stata bellissima. Ok. Aspetta un secondo. Non ci avevo fatto caso. Ok, non credo fosse necessario il combat in questo videogioco.
specialmente quando ti aggra qualcosa all'interno dell'esperienza visiva dalle spalle mentre sei in un menu che non puoi togliere perché è diegetico. Ok. Non avevo fatto caso al fatto che fosse il corpo dentro di noi a sollevare gli oggetti. Sapete perché? Voglio spiegarvi il perché non l'ho notato. Sapete che io adoro i dettagli e ci sto anche abbastanza attento. Ma c'è una contraddizione. Perché nelle cutscene, anche prima, in cui lui si cerca di liberare o la creatura gli si aggancia meglio al corpo, lei non ha niente in mano. E quindi non ho correlato la quantità di oggetti a schermo e quindi la diegeticità perfetta della meccanica di inventario a quello che effettivamente succedeva. Perché non l'aveva in mano. Come non ce l'aveva prima. Capite? Altrimenti mi sarei posto la domanda. Ok, figo. Però spero di essermi spiegato del perché non ho avuto l'epifania prima. Dovrò rileggermi i vostri ragionamenti. Però figata comunque. Siamo completamente, tra virgolette, in simbiosi, anche se simbiosi penso che non sia un buon termine. In questo caso è davvero parassitaria. Eccolo. Abbiamo due colpi ogni volta, non di più. E ci servono delle coperture. Quindi in realtà il gioco è anche non farsi vedere. Peccato che non c'è una torcia, vero? Ma lo capisco. Il sound design è veramente stellare. Sarebbe stato Silence.
Che scena fantastica questa, ragazzi. Quell'agglomerato, o comunque quella creatura più grande, quella madre forse, morente, quella ammasso di carne da cui poi si è staccato vivente soltanto, cioè sopravvissuto soltanto quel piccolo. C'è un disegno qua. Forse è davvero presente solo nell'artbook. Però c'è un disegno, o comunque un concept chiaro. Non lo accetto che sia casuale. Prima andiamo giù. Lo sapevo. Guardate poi, cioè, c'è gravità, ma c'è anche... Quale sarà la densità dell'aria qui? E l'umidità, quanto è forte? Questa è acqua nell'aria? O è fumo di altro tipo? Oh! Ah, ce lo mette proprio lei, ce lo mette proprio la creatura! Ogni tanto do feedback ai ragazzi, fuori, perché poverini stanno lì e mi fissano tutto il tempo e in costante movimento, quindi mi sento in colpa nell'ignorarli completamente, anche se sono immerso e concentrato. Sono dolcissimi, stanno facendo 500 foto, selfie, cose, parlano tra loro. Ogni tanto si spostano e arriva un'altra ondata di persone. Ah, ok, ho capito. Allora, vediamo un po' che succede se riposiziono l'oblò. Non lo riprende.
non lo riprende. È strano, io così non posso fare nulla. Pensavo che lo avrebbe agganciato. Così. Semper Fi. Rob Battery, Dark Blood, Havoc, Crisis Waffen. Grazie, Yaya Hime, Dark God. Avvida. Grazie. Io non posso interrompere il movimento. No, non posso. Però il meccanismo là sotto, cioè là sopra, non posso usare. Non posso fermarlo. Mi sembra questi artigli. Uno si sposta lì, l'altro invece. Comunque non c'è un altro meccanismo che mi permette di... Basterebbe che lo agganciasse. Se la leva, chiamiamola leva, facesse chiudere l'UFO Catcher. Dovrei leggervi adesso. Vedete, non lo fa. E io non ho controllo. No, 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 devo fare qualcosa lì. Abbiamo gli artigli che non vanno. Là sotto non c'è niente. E questo affare? Ah, vabbè. No, intendevo l'altro. No, no, l'altro. Dicevo, questo affare, se lo faccio girare, che fa? Sto pensando di mettere dei pesi sopra, ma non posso fare niente. Ogni tanto guardo i moderatori, scrivessero qualcosa, ma non dovete darmi consigli. Non datemi consigli. Non è giusto. Me la devo cavare da solo. E amo cavarmela da solo. Ho sempre fatto.
L'unico dubbio che ho in questi casi, l'unica cosa che mi fa male alla psiche è non ricordarmi e non sapere se la soluzione è qui o fuori da qui. Mi è arrivato un messaggio di Saido. Allora. Guardali, guardali. Santo Dio. Sono nella saletta VIP a fare gli scemi. Allora. In realtà, ripeto, non voglio consigli, so già dall'esperienza spermatica della scorsa volta che bisogna guardarsi in giro. Ho già guardato anche prima in alto, continuerò a farlo. Perché infatti qua ci sono i binari. L'artiglio non funziona. Qui abbiamo una visuale. Quello là sotto, forse. No, devo sicuramente salire. Devo tornare indietro. Però forse sotto l'ascensore c'è qualcosa. Solo che ho paura di annoiarmi, ma non voglio così. Prima il moderatore mi ha scritto: ricordati sempre di guardare in alto. Lo farò sempre. Ma non voglio sapere niente, me la devo cavare da solo. Qui? Madonna, l'audio 3D. Non c'ero mai stato. Non era qua dall'ascensore.
Ma ti shottano. Stavo allontanandomi per andare nella stanza a colpirlo poi alle spalle. O comunque in volto, ma... Io dovrei leggere la chat in questi momenti. Come funziona il combat? A meno che io non debba mai farmi vedere. Ma... Qui... Dove sono? Per fortuna che il consiglio dei mod alla fine non è neanche servito. Non dovevo guardare in alto, dovevo andare in basso. Ma in basso c'era l'ascensore che avevo trovato prima per salire. Ma stanno letteralmente sbattendo sul muro come allo zoo? Ragazze, apprezzo l'affetto. Ma non può... Ma... Grazie. Mi hanno fatto toc toc. Cioè... Ok. Grazie. Lacrima sul viso. Ho il meet and greet dopo, tranquilli, non scappo da nessuno, vi adoro, ma non fatemi toc toc sul muro, per favore. Devo dare amore e attenzione ed esperienza anche in live, cioè, toc toc sul vetro, no, vi prego, apprezzo da morire, ma aiuto. That's a little bit too much. Anche perché io sto cercando di capire. Ah! I mod non mi hanno consigliato di guardare verso l'alto per il puzzle. Mi hanno detto di non guardare verso l'alto perché c'era Saido che faceva il coglione prima. Ah! Ok, sono contento. Nessuna influenza nella blind run. Ok. Ok. Ho capito. Ecco cos'era. Bravi. Ok. Bravi. Ok. Però io... Ok, a fine live vi voglio chiedere qualcosa riguardo la mappa, perché mi sembra strano non aver esplorato questa parte qui. Fatemi andare un secondo giù, perché so che giù non ho ancora esplorato al 100%. Perlomeno non ho chiarezza del pattern della mappa.
questo è un corridoio senza beve. Poi si scende ancora di più. E questo si è spostato. Ok. Abbiamo trovato un piccolo bug. O meglio, un piccolo innesco sonoro che aveva il trigger non abbastanza avanti. Adoro queste chicche durante una blind run. Vorrò leggere la chat in questo momento dopo nell'upload. Carino. Penso che abbiate capito cosa è successo. Questo non è puzzle o segreto. È una piccolezza che gli è scappata. Quindi in realtà l'ascensore portava da tutt'altra parte. Io non c'ero mai stato qui. Devi proprio evitarle le creature. Comunque sono galline, sono palesemente galline queste. O almeno le mie fanno così. Wow. Che è abbastanza arrabbiato. Semper Fi. Sì. Io non mi sento molto in colpa. Pensavo che c'è. Pensavo che fosse un... Però quando c'è qualcosa che ci rigenera gli HP, e io non penso che sia... Non sono convinto di questo. Non può non esserci rigenerazione in questo gioco. Non può non esserci rigenerazione. Non è che sono le... Sa. No, perché sono... Oddio, forse si ricaricano. Forse il marchingegno si svuota e ricarica. Ora vorrei leggere la chat per sapere se state capendo quello che sto dicendo. Sono blind. Ci provo, è troppo sciocco non averci provato più. No.
scusate, ho visto il pallino rosso collegato alla sfera membranica rossa, membratica, e ho pensato che se fossero le cure. Ho pensato che potesse essere una cura. Te lo fa rifare. No. È un HUD. Aspetta, metto la chat. Che figata! Che bel momento! Che bel momento! È fichissimo! Oh, i caps lock! Ce l'ha fatta, Eureka! Leggi i comandi? In che senso? Comandi. Aspettate. L'epifania qua è bellissima da videogiocatore blind, perché Scorn ci ha sempre abituati a marchingegni alieni incomprensibili che venivano potenziati, gli anelli con più cerchi, no? La chiave con più luce, e questo pensavo che fosse uno strumento che il parassita utilizzava attraverso noi e potenziava per potergli far accedere a un ambiente o a uno strumento o a un obiettivo sconosciuto, in qualche modo, per cui aveva bisogno di un corpo come il nostro. E invece lui ha la mano dentro di noi, orribilmente, probabilmente sul cuore o su un organo vitale, collegato a questo alieno, a questo animale, che gli permette di rigenerarci. No? No. Scusa, mi ha ricaricato gli HP? No. Ci sta trollando fortissimo. Bene. Sento per niente in colpa. È stronzo lui. Ragazzi, è stronzo lui. Ragazzi, sì. Cioè, da quando in qua mi è apparso Premier R1 per curarti e non l'ho letto da qualche parte. No, lo stronzo è lui, ragazzi. Ma non mi interessa che se metto pausa c'è il controller davanti. Ho capito che nei videogiochi c'è la guida, c'è il tutorial, c'è uno strumento anche un tempo fisico. Ok, non ho letto cura perché io sono un videogiocatore che non legge i comandi. Li vive natural durante per quello che è l'esperienza e il mio istinto. Ma se trovo un oggetto alieno in Scorn che è incomprensibile per definizione e ambientazione, mood e tutto. Dai, perché devo pensare ora premo R1? Io ho aperto il menu, ho premuto X, i tasti, cioè io ho premuto R1, ma l'ho premuto qui, vedendolo. Qua io ho premuto tutti i tasti prima, quando ho detto che era una cura. L'ho detto, ho premuto qua R1. Non funzionava perché questo è un inventario e fine a se stesso per farti ricordare cosa hai, che non serve a niente. Ragazzi,
Sono assoluta. Perché sei gettato. Perché sei gettato dentro. È il mood del gioco. Mi raccomando, non pensiate mai. Cioè, so che su internet è facile pensare, guarda, perché io conosco ormai le teste di minchia che ci sono, e purtroppo sono teste di minchia, perché non esiste altra definizione per quel tipo di persona. Cioè, non è il giocatore che fa, è colpa del gioco, io sono il migliore, guardate, ho tutte scuse. No, è un'analisi sincera, nel senso, ho capito, non ho visto cura. Ma... abbiate pazienza, cioè, è comunque... un ragionamento estremamente lineare quello che ho fatto nei confronti dell'estetica, delle macchinarie aliene, dei macchinari alieni che fino ad ora sono stati completamente incomprensibili, se non fino al momento nel quale li usi. Ne ho un altro, a un certo punto ho l'intuizione delle cellule rosse, apro l'inventario e neanche mi fa curare, no, devi premere R1 fuori dall'inventario, non te lo dice nessuno perché nel menu di pausa del gioco c'è scritto il controller. Non va bene, okay? Non è un difetto, ma è una cosa che edulcora moltissimo la distrazione. Non è neanche una distrazione, sono io che non sono a casa. Se metto in pausa non guardo il controller, amici, guardo voi, no? Ok, non ho la chat, ma a questo punto se guardo in pausa, guardo la camera e se la live va bene. Cioè, capite cosa voglio dire? Ora posso guardare voi. Avrei dovuto provare tutti i tasti appena ottenuto un altro oggetto? L'ho fatto prima con la pistola, ma non ho premuto lì R1 perché avevo già il fatto di sparare con L2 o right button trigger e poi R1. No? Esatto, la prima volta che raggiungi il macchinario il parassita ti fa del danno per farti vedere la vita. Poi avrebbero dovuto mettere un'animazione dove lui utilizzava il macchinario per curarsi. E sono d'accordo, esatto. Ragazzi, non stiamo smontando Scorn. Ma siamo appassionati. Il mio lavoro è fare critica. Ho avuto non una svista, in realtà. Perché non è che mi sono distratto da qualcosa che è apparso a schermo. È una cosa diversa. Non ho ripremuto tutti i tasti ogni tanto a caso. Capitemi. Cioè, se fosse uno sparatutto normale, se fosse un videogioco classico con un'estetica in cui non abbiamo già vissuto... una scoperta di marchingegni che funzionavano solo una volta provati, cioè no, compresi solo una volta provati, che funzionavano in maniera incomprensibile fino a che non vedevi cosa facevano effettivamente, no? Ok. Ricordatevi che non sono... cioè, io adoro prendermi la responsabilità di giocatore, ma anche quando gioco nei Souls e dico cazzo, sono morto per questo, non vuol dire non è skill issue. Cazzo, ho sbagliato per colpa di questo. Ah, cazzo, la queue dei comandi Souls mi ha rotto la partita, perché è quello. Poi devi essere abbastanza bravo da non premere il tasto extra per la tensione del combat. Ma non è il sono perfetto, non perdo mai se non per colpa del gioco. Sono cazzate. Chi lo dice che ha questi problemi cognitivi nei confronti del giocatore che guarda davanti o del content creator che pensa sia sul piedistallo e si comporti come in un baccanale? Non è la realtà dei fatti. Queste discussioni a me mi appassionano, non sono mica arrabbiato con Scorn. Mi sto arrabbiando con me stesso, ma giustificandomi in nome della mia analisi a riguardo di quello che è successo. Ok? Esatto, i manuali sono fatti per essere letti, specie se non ci sono tutorial espliciti. E infatti... prima di cominciare a giocare, uno avrebbe dovuto leggersi tutti i tasti provando ogni tanto a premere R1. Non è però that smart, ok? Penso che siamo tutti d'accordo. Lorcan, non dire. Non diventare that kind of guy, ok? Ecco, vedi, poi ci sono i ragazzi come Lorcan che dicono cose del cazzo per farmi arrabbiare apposta, anche se non le pensano. Io mi fido di voi, non dovete prendermi in giro. Mi fido di voi, non penso che mi prendiate in giro per triggerarmi dicendo cose che non pensate. E poi esatto, io gioco in full immersion, mi immergo, non mi guardo... vabbè, siamo capiti. Succhierò i liquidi alieni, promesso. Adesso... tolgo di nuovo la chat, ok?
3, 2, 1. Il mix più di così non si può fissare. L'abbiamo fissato per un'ora. Non prendetemi in giro! Ok, non vi leggo più. Hell is chicken. Oh, è stato bellissimo però il percorso di Epifania. Dai! Memorabile per me. Qua fra. Faccio la power. Grazie, 55 mesi. Va bene. Ora posso farmi colpire dal tentacolo. Suka! Sono immortale adesso! Sono invincibile! Sono fortissimo! Mi hanno sentito anche fuori dal vetro, probabilmente. Io pensavo che il rosso sopra fosse una manifestazione in percentuale della vita, come le barre sotto, non le cure, capite? Comunque, ci siamo capiti, adesso. Ok. Allora. Adesso, torniamo a noi. Questo è solo un tunnel. A questo punto ormai è fatta, cioè tutto il safe play che usavo prima non serve a niente. È risolta, basta. It is time. Mi stanno facendo foto col flash. Carino, grazie. Mi sa che si sudorisce solo per un po'. Tra l'altro non puoi neanche premere R1. Se premi R1 non fa niente, trema solo un po', devi tenerlo premuto.
Ok. Spero che sia infinito. Non posso leggervi. Vi prego. Il mio piano era... Vabbè, lo avete capito, il mio piano qual è. Vabbè. D'accordo. D'accordo. Allora. Ok. Non si può. Thank you.
Ok. Abbiamo trovato un'arma. Questa è una pistola. Anche se sembra comportarsi più come un fucile. Me l'aveva detto Lara che, che c'era un canne mozze. Questo. Secondo me è bello fermarci qui. Abbiamo preso l'arma che pensavo che avrei preso alla fine, cioè all'inizio di questa live. Abbiamo fatto 2 ore. Ne avrei volute fare molte di più, ma da Lucca ci sono impegni che da qui non posso assolutamente andare via. Allora, com'è andata? Alla fine le gaffe, secondo me, sono state perfettamente parte di una blind run, indipendentemente dall'esperienza del giocatore, mi sono sembrate giustificate e interessanti. Non importa la distrazione che può dare Lucca, non avrei mai guardato il controller. E il capire delle braccia rosse che uscivano a fare l'inventario, Semperfy, non subito a causa della cutscene in cui non aveva niente tra le mani il parassita, mi è piaciuta come evoluzione mentale. Allora, vi dico, la prossima volta vorrei finirlo. So che non siamo arrivati a quello che dovevamo, perché Lara mi ha detto, se vuoi finirlo in 3 live, fermati, non mi ha fatto spoiler, fermati quando arrivi a una gigantesca palla da far girare. Non ci siamo arrivati, ma perché abbiamo perso 1 ora di troubleshooting. Lei mi ha detto che in 3 ore ce l'avremmo fatta. Non credo che lo finirei la prossima volta, ma magari possiamo fare una live di 5 ore. Allora facciamo in 4 parti? Impossibile finirlo la prossima, allora facciamo in 4 parti. Al posto di 3, 4. Ok. Ok. Allora facciamo... No, ok. Facciamo 4 parti. Perché non posso pianificarlo in quanto sono blind. Però preferisco chiuderlo con amore, perché poi nell'ultima parte voglio leggere l'artbook e scoprire la trama. Voglio fare un bel contenuto, ragazzi, per Scorn. Spero che la mia blind run vi stia piacendo. Perdonatemi il caos di Lucca. Domani lo continuiamo. Credo che domani lo continuiamo, eh. Domani Scorn. Quindi domani... non possiamo fare... Non possiamo, io ho messo Scorn 2 volte, non ho la libertà di fare 5 ore. Anzi, la prossima sarà anche più breve, penso che avremo 1 ora e mezza o meno. Ok, vi faccio sapere, scrivo nelle storie di Instagram, va bene? Siete stati meravigliosi. Io vi prometto però assolutamente di a casa poi finirlo con affetto nei confronti proprio della deontologia del mio canale, con enorme approfondimento. Allora, grazie di cuore, Berze, Generale Inverno, Dunklor, Elsis Chicken, ancora, siete stati speciali, avremo teorie, facciamo raid a Fenrir, e... Forclose, mi confermi che il raid è partito? Siete stati speciali, Byte, alla prossima, grazie di tutto. Scusate, farò sempre meglio. Ah, sapeste i piani della casa nuova? Oggi abbiamo fatto il planning dello studio. Ne riparliamo. Non mi fermo. Fight.